L'obiettivo del corso di laurea magistrale in architettura per il patrimonio è formare un architetto riconosciuto in ambito europeo capace di progettare e intervenire sul patrimonio esistente, con specifiche competenze in materia di restauro, riuso, recupero e valorizzazione dei beni architettonici e del paesaggio. Elemento cardine del percorso formativo è il progetto declinato nei diversi ambiti disciplinari a scala architettonica e a scala urbana. Atelier, corsi integrati e monodisciplinari, seminari introduttivi e di tesi offrono agli studenti l'opportunità di approfondire le proprie conoscenze in settori quali il restauro architettonico, il progetto del nuovo in contesti di interesse storico, la conservazione e trasformazione dei beni culturali, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio esistente. Attraverso il coinvolgimento delle differenti discipline che insieme concorrono all'elaborazione dei progetti, gli studenti acquisiscono le competenze e le capacità di cooperazione e sinergia necessarie allo svolgimento della pratica professionale. Il corso di laurea in architettura per il patrimonio organizza e propone seminari, workshop internazionali, conferenze, mostre, sopralluoghi, allo scopo di approfondire e ulteriormente specializzare il percorso formativo. Il Politecnico di Torino offre agli studenti l'opportunità di svolgere tirocini pre e post laurea, allo scopo di accompagnare l'ingresso nel mondo professionale. Viene inoltre offerta la possibilità di intraprendere ulteriori percorsi di formazione, come scuole di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio, master di secondo livello e corsi di dottorato proposti dall'Ateneo. I piani di studio, erogati in lingua italiana e in lingua inglese, promuovono la mobilità internazionale. I programmi Erasmus e di doppia laurea sono attivi in 20 paesi, coinvolgendo oltre 50 istituzioni nel mondo. Il corso di laurea Architettura per il Patrimonio ha risposto alla recente emergenza sanitaria attraverso la messa a punto di nuovi strumenti di didattica a distanza, che consentono il regolare svolgimento delle attività formative, sviluppando nuove modalità di interazione tra docenti e studenti.